Ma i Balrog hanno le ali? E se le hanno, volano? Questa domanda continua a interessare i tolkieniani ed è all'origine di una diatriba che probabilmente non avrà mai una soluzione. E questo per via della mutevole concezione dei Balrog da parte dello stesso Tolkien e della sua descrizione imprecisa, ma molto suggestiva e figurativa, che lo stesso Tolkien fa del Balrog nel Signore degli Anelli, nel famoso episodio dello scontro tra il Balrog e Gandalf al ponte di Khazad-dûm. Fatto di ombra, cenere e fuoco, il Balrog, un demone dei tempi antichi, viene descritto in una maniera vaga e poco descrittiva, ma decisamente suggestiva. Un espediente narrativo chiaramente volto ad aumentare il terrore e la suggestione. Il Balrog viene descritto come recante in una mano una spada fiammeggiante e nell'altra una frusta dalle molte code. Il testo in merito si esprime così: il nemico si arrestò di nuovo, fronteggiandolo, e l'ombra che lo avvolgeva aprì come due grandi ali. E ancora, il fuoco parve estinguersi in lui, ma il buio crebbe. Avanzò lentamente sul ponte e a un tratto si drizzò altissimo e le ali andavano da una parete all'altra. L'argomento dipende dal fatto che le ali siano reali, siano delle vere ali fisiche, oppure che siano delle semplici ali metaforiche, figurate dall'ombra. Il testo dice ancora: con un balzo il Balrog fu al centro del ponte. Se andiamo a vedere l'originale, il verbo leap che viene utilizzato vuol dire balzare, saltare, quindi niente a che fare con volare. Drew himself up significa si eresse, non si sollevò. E di un paio di ali vere nessuno direbbe like two wings. Quindi da questo si potrebbe evincere chiaramente che le ali del Balrog, se non sono fatte di cenere, comunque non servono a questo mostro, a questa creatura, per volare. In seguito, Gandalf, quando ritrova Aragorn, Legolas e Gimli e gli racconta la sua esperienza di lotta contro il Balrog, che è proseguita negli abissi della terra sotto il ponte di Khazad-dûm, proseguita sul tetto del mondo, il pinnacolo del Celebdil o Zirak Zighil, Gandalf dice: scaraventai di sotto il mio nemico e quello, cadendo dall'alto, andò a sbattere contro il versante della montagna, che rovinò appresso a lui. E poi ancora, il suo fuoco era estinto, ma adesso era una creatura di melma, più forte di un serpente strangolatore. È un po' quello che troviamo all'interno della narrazione della caduta di Gondolin, a proposito del confronto tra l'elfo Glorfindel e il Balrog. Il testo dice: molte sono le canzoni che sono state cantate dal duello di Glorfindel con il Balrog su un pinnacolo di roccia in quell'alto luogo, ed entrambi caddero in rovina nell'abisso. Entrambe le battaglie terminano con la caduta del Balrog. Il Balrog cade e muore, e se il Balrog avesse delle ali, ragion vorrebbe che le utilizzasse per scappare dalla caduta. Ma anche qui le ragioni potrebbero essere molteplici. Il Balrog avrebbe potuto non avere lo spazio sufficiente per spiccare il volo, esattamente come un aeroplano di certe dimensioni. Oppure il Balrog sarebbe potuto essere troppo ferito, troppo indebolito per riuscire a volare all'interno di questi scontri. Oppure si poteva trattare di Balrog della prima ora, Balrog pre-volo, che avevano delle ali ma non potevano volare. Forse le ali dei Balrog sono degli elementi vestigiali che risalgono al tempo in cui i Balrog erano dei Maiar del fuoco. E quindi è possibile che siano fatte di ombra e fiamme e che si concretizzino all'occorrenza. E in tutto questo interviene anche l'iconografia tradizionale del diavolo come angelo caduto. D'altra parte, i Balrog sono molto simili ai diavoli. Sono degli spiriti del fuoco corrotti da Melkor, tanto che nel Valaquenta, nel Terra del Silmarillion, si dice che i loro cuori erano di fuoco, ma erano ammantati di oscurità. Sono confinati all'interno di una forma fisica? All'inizio erano liberi di cambiare aspetto e poi non lo sono più stati? E soprattutto le ali gli servono per volare e per muoversi? Per esempio, quando i Balrog accorrono per salvare Melkor da un Goliath, dopo lo tenebramento di Valinor, il dubbio arriva: come
come hanno fatto questi Balrog ad accorrere immediatamente da Melkor? Se ci pensiamo, i Valar erano in grado di attraversare la Terra di Mezzo partendo da Valinor con estrema rapidità. Tolkien non spiega mai come facessero, però lo facevano. Valar e Maiar sono entrambi Ainur incarnati e quindi con ogni probabilità erano in grado di spostarsi e attraversare grandi distanze con estrema facilità. E nulla vieta di pensare che anche i Balrog condividessero questa prerogativa, dal momento che erano Maiar. Oltretutto è improbabile che esseri soprannaturali in grado di assumere e dismettere corpi fisici come fossero abiti avessero bisogno di ali per volare e per muoversi. Un altro aspetto di cui bisognerebbe tenere conto è che in una delle versioni preliminari del Signore degli Anelli, i Balrog hanno subito un vero e proprio editto da parte di Manwë, uno dei Valar, che gli impediva di avvicinarsi al cielo. Lo si può trovare nel volume Treason of Isengard, uno di quelli che fa parte della History of Middle-earth, in cui si dice esplicitamente: Gandalf dice: It is forbidden for any Balrog to come beneath the sky since Fionnwë, son of Manwë, overthrew Thangorodrim.